E stamattina siamo di riordino. Emma ha deciso di mettere a posto un po' di cose e alcune penso che le butteremo, giusto amore? Sì, un bel po'. Un bel po', esatto, un bel po'. Come sono disposte le file? Questa? Queste qua cosa facciamo? Questa è dalle più piccole, queste le medie, queste le più grandi. Mm. E qua i pennarelli. Beh, pennarelli colori, sì. Ovviamente teniamo tutto. Dopo mi fai sapere che cosa posso regalare e che cosa vuoi tenere, va bene? Mm-hmm. Perché qua, come potete vedere, ne abbiamo un bel po' da smaltire. Dopo potremmo fare un reparto tutto di cartoleria, visto che sei piena di penne, pennarelli. Che dici? Ma scusa, ma... Ah! Topolino? Vabbè, ero più bravo a fare le linee, adesso faccio schifo. Ma va là! Che sei bravissima a disegnare, sei sempre stata una delle migliori. Dai. Sì, sei sempre troppo autocritica. Beh, era verità. No, non è la verità. Qua si è acceso un ricordo, questo era il quaderno che aveva all'asilo, addirittura all'asilo. E anche in questo vlog, ragazzi, vi faccio vedere un nuovo robottino. Questo è della Roidme, che mi hanno inviato, ma questa volta l'ho preso per mia mamma. Infatti adesso vado subito ad installarlo, così lo provo. Anche questo ha la sua base per... ricaricarlo, ma da quello che ho capito dovrebbe esserci all'interno anche un modo per scaricare lo sporco che c'è all'interno della vaschetta, e anche questo robottino lava il pavimento. Comunque vi lascio sempre tutti i riferimenti, qualsiasi cosa, codici sconto, insomma tutto quello che mi lascia l'azienda per voi qua sotto nella info box, e adesso andiamo a provarlo, vediamo come funziona. Cosa stai facendo? Niente, sta... Cosa fa? Ci mette in carica il bello adesso. Si sta guardando un po' attorno, ma... Si sta guardando un po' attorno. Si sta facendo la mappatura della casa, vede anche me, perché no, io sono seduta qua. Non sta ancora facendo la mappatura adesso. Va in base? Va in base, sì. Intanto, ragazzi, l'abbiamo messo lì, giusto per provarlo, dopo mia mamma deciderà dove... sistemarlo definitivamente. Sta facendo retromarcia, come potete vedere si è bloccato. Charging, ok, si sta ricaricando. È particolare dagli altri robot perché ha la sua casetta di riposo, che ha anche il contenitore per un aspiratore dove prenderà tutte quante le immondizie che c'è all'interno. Ah sì, è vero, perché dentro la scatola abbiamo trovato anche degli altri sacchetti, esatto, vero, di ricambio? Ci sono 5 sacchetti di ricambio. Per cui questo, a differenza degli altri, non tiene lo sporco nel suo contenitore, ma viene aspirato all'interno. Esatto. Ah, fantastico, per cui voi andate a tirare via il sacchettino una volta che è pieno e dopo li andate a cambiare, credo che si trovino su Amazon comunque. Sì, comunque, adesso noi abbiamo 5, sono in dotazione, comunque... La comodità appunto è che ogni volta che finisce il lavoro non devi svuotare il macchinario, ma fa un accumulativo all'interno dei sacchetti, quindi penso che se viene utilizzato ogni giorno per una settimana, verso fine settimana allora controllo il sacchetto, ma comunque c'è anche un'applicazione che probabilmente interrompe la funzione avvisando appunto che il sacchetto sarà troppo pieno. Anche questo lo potete collegare appunto tramite un'app che scaricate sul telefono, va bene sia per Android che per iOS, lo potete far funzionare tramite Alexa, insomma tramite l'app se siete fuori casa, insomma come tutti i robot di questa di questo genere. Lava, giusto? Lava fa anche lavaggio, questo è un particolare che ha un cumulo di acqua che può essere utilizzato per il lavaggio, e c'è un accessorio che serve appunto per un panno per pulire il pavimento. Me lo fai vedere? Sì. All'interno della scatola trovate anche questo supporto, che è il pezzo che serve praticamente per lavare. Vedete che sopra c'è questo panno tipo in microfibra.
Poi avete anche tutti questi panni di ricambio, che più che panni sono tipo delle salviette, tipo gli Swiffer, ecco, che questi servono per la polvere. Mentre questo supporto, a differenza degli altri robot, come potete vedere, non ha la parte per inserire l'acqua, giusto Matteo? Esatto. Perché questo come lava? Come si riesce a far lavare? Perché mentre l'acqua viene messa dentro il macchinario e dopo... Quindi l'acqua viene messa all'interno del robot. Esatto, dopo entra all'interno dei buchini qua all'interno e bagna, il panno. Il panno. Questo okay. Permette a un continuo lavaggio, ecco. Perfetto. Vi abbiamo appena detto che dentro la scatola avete anche altri sacchi per contenere insomma la polvere, tutta la sporcizia che alla fine si va ad accumulare dentro la stazione o casetta, chiamiamola come, chiamatela come volete. Abbiamo, allora, uno era già inserito là, in più ce ne sono 1, 2, 3 e 4, per cui insomma direi che c'è anche una bella scorta, però come vi ho già detto credo che si possono acquistare tranquillamente su Amazon. Abbiamo messo anche le impostazioni in italiano. Ho capito che ha detto pulizia localizzata. Paura che ha, amore, dai. Lei terrorizzata, ma lei è terrorizzata per qualsiasi cosa, no amore, ci facciamo solo il bagnetto ci facciamo, e lei invece intanto la spazzoliamo. No, amore, per la mamma. Un cane vivo. Ma no. Una suora clone. Dimmi se vuoi. Vado? Sì. Vado. Chiudo l'acqua e la lascio andare. No, lasciamo un'altra volta. Brava Carolina. Aver lavato anche le topoline, c'è Chloe che sembra un piumino, vi ho postato anche una foto poco fa su Instagram e siete rimasti tutti senza parole perché proprio si gonfia, sembra il doppio. Mi è venuto così l'idea, no vabbè, cioè io sarei in ferie, adesso non mi metto a tirare giù tutto quel caos che vedete, che di sicuro dovrò prendere coraggio e fare prima o poi, ma quando lo faccio ho intenzione di regalare barra vendere, sistemare insomma un bel po' di cose, soprattutto tutti quei peluche che Emma ovviamente non guarda più, però mi è venuta la brillante idea di sistemarle questa prima parte della libreria. No vabbè. Ok, infatti mio marito mi fa solo te, bene, oggi è la faccia che non volevo fare nulla e vabbè. Ho deciso allora di mettere in alto insomma, alcuni libri che ha deciso insomma di tenere nonostante li abbia letti tutti. Qua o qua ho intenzione di mettere tutta la collezione di gomme che vi nomino da quando ancora facevo i video mozzati, vi ricordate? C'è tutta la mia collezione di gomme che avevo, tutta no, perché alcuni pezzi secondo me sono andati persi nei vari traslochi che ho fatto. Comunque ci
ci sono un bel po' di gomme che avevo io quando ero piccola, tra cui quelle del mulino bianco. Chi ha la mia età se lo ricorda che dentro le merendine c'erano le scatolette, le scatole con varie sorprese. C'è stato un periodo che davano le gomme da collezione stupende, le ho tutte, con tutte le, tipo i tegolini, le ciambelle, insomma tutti i prodotti che facevano, non credo ci siano tutti ancora in commercio, della Mulino Bianco. E in più vado a sistemare anche altre gomme che ho comprato e mi sono arrivate in tutti questi anni. Poi adesso non lo so sinceramente, la parte sotto l'avrebbe sistemata Emma, lì ha lasciato tutte quelle tazze che contengono una serie di penne, una piccolissima parte di tutte quelle che abbiamo. Lì dentro ci sono astucci, là sotto ha messo adesivi e quant'altro, e sotto là che cosa ha messo? Ah, ci sono dei contenitori che contengono bigliettini da visita, insomma altre cose di poco utilizzo. Bene. Vado avanti con il mio lavoro, ragazzi, perché sono solo le 2 del pomeriggio, ma se comincio a tirar giù tutto e pulisco ben bene di fino come faccio di solito, spero che non arrivi sera. Sono letteralmente morta, sono quasi le 5, ho finito adesso di sistemare la camera di Emma, alla fine ho rivoluzionato tutta quella parte della libreria, anche la parte sotto che aveva sistemato lei. Tra l'altro ho 2 mensole, o una o forse 2, adesso comunque ve le faccio vedere, che sono praticamente mezze vuote, ma intanto le lascio così, sicuramente prima o poi verrà fuori dell'altro da sistemare. Mi sono messa sul letto, scusatemi, sono morta, e ripeto, sarei in teoria in ferie. Comunque, vi stavo dicendo, sono persa, mi stavo già perdendo il discorso, che adesso vi faccio vedere come ho sistemato. E sarà in teoria in ferie, sì, però dopo domani partiamo insomma andiamo via, per cui dovrei anche preparare le valigie. Io odio, penso di avervelo detto anche in altri video vecchi, fare le valigie è una cosa che, cioè, mi sconvolge, perché ogni volta non so mai cosa portare. Ci perdo mezza giornata nel farla, disfarla. Guardate, per me è davvero uno stress. Per cui mi ero anche prefissata di passare la domenica di relax, perché domani, che è lunedì, comunque avrei intenzione di fare le ultime lavatrici, che forse è meglio che mi butto avanti già stasera. E dopo dovrei preparare le valigie, visto che la partenza è fissata per martedì. Bene, oggi ho fatto la qualunque, abbiamo lavato i cani. Ho sistemato e pulito questa parte di libreria della camera di Emma, che adesso vi faccio vedere. Abbiamo appeso, finalmente ho cominciato a fare qualche buco in qualche muro di questa casa, perché io fino adesso mi sono sempre rifiutata di appendere qualsiasi cosa. Ve ne sarete accorti, casa mia è priva totalmente di quadri, perché questa non sarà assolutamente la casa definitiva. Abbiamo altri progetti. Però, visto e considerato che per adesso comunque insomma siamo fermi qua, accumula tu che accumulo io, come si dice a casa mia. Abbiamo quadri, quadretti, un po' di tutto sparsi, un po' in soffitta. Insomma, alla fine ho detto, ascolta Daniela, cioè, alla fine anche se buchi qualche muro, che problema c'è? E vabbè, dai, adesso vi faccio vedere come ho cambiato un pochino, ecco, questo angolo di stanza di Emma. Dopo mi farete sapere se vi piace. Il primo cambiamento che sicuramente noterete è questa parete, dove abbiamo attaccato questa scritta Love, che si accende, che prima era sulla libreria, e dopo ho attaccato anche questi 2 quadretti che ci hanno regalato in parrocchia. Questo è stato un regalo dopo la prima comunione, mentre il crocifisso, sapete che non ricordo, forse per la confessione. Comunque, insomma, erano lì pronti per essere attaccati, non mi sono mai decisa e devo dire che così la disposizione mi piace tantissimo. Per quanto riguarda invece la prima parte della libreria, ho deciso, insomma, di sistemarla in questo modo. Là ci sono i libri che vi ho fatto vedere prima. Poi ho messo questi 2 contenitori di Tiger, che contengono assieme a questi delle gomme che avevo sparse fuori dai contenitori, che
là ce n'è un altro, contengono invece le mie, proprio le mie gomme di quando ero piccola, cioè, per cui ho aggiunto anche dell'altro che è arrivato in questi anni. Qua sotto, vedete, qua cominciamo con una mensola che è praticamente spoglia, ma preferisco piuttosto di avere il caos e poi si fa anche molto prima a pulirla. Qua ho messo, vabbè, due My Melody perché mi piacevano vicine, là è sempre una lampada di Tiger e qua ci sono alcune cosine di Emma. Qua sotto ho tenuto la disposizione che piace a lei, ossia tutte le tazze con alcune penne da collezione. Qua sotto ho messo questi due contenitori di Hello Kitty, uno contiene delle clip e degli evidenziatori, come qua, mentre là dietro c'è quella scatola che contiene invece una serie di scotch, washi tape, insomma misti, una colla, qua altri washi, dei temperini e il suo portacellulare. Mentre sotto questa disposizione l'ha messa lei, ci sono vari astucci con penne varie, pennarelli, quaderni, agendine, altri astucci là dietro. E qua sotto invece ci sono delle scatole che io ho svuotato, ho buttato praticamente la metà delle cose che c'erano all'interno e ho posizionato altri giochi di Emma che voleva tenere, astucci eccetera. Invece per quanto riguarda tutto il resto della libreria, tanto l'avete visto prima, ho deciso di insomma, sistemare una volta tornata dalle ferie. E a proposito di bellissimi momenti di vita quotidiana, a proposito di avrei iniziato le ferie, inizio a fare un po' di lavatrici, che è meglio che mi butto avanti perché già domani avrò un sacco di altre cose da fare, per cui ragazzi io direi che vi saluto qui, mi metto a dividere colori perché ho intenzione di fare un bucato bianco, un bucato nero, uno colorato, per cui minimo 3. E nulla, direi che vi saluto qua, nel frattempo sono tornati anche i miei che sono usciti. E vi do appuntamento ad un nuovo vlog. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, cosa ne pensate, se vi è piaciuta la nuova disposizione della camera di Emma. E noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!